Allora non si trattava di portatori. Cercavano un dominante. Sì, esatto. Pensavano che lo stessimo nascondendo. Come se accogliessimo un mostro simile qui tra di noi. Oh, senza offesa. Quando nessuno ha parlato, hanno iniziato a radunare chiunque avesse un marchio. E anche chi non ce l'aveva, in realtà. E così vi hanno rinchiusi, sperando che qualcuno di voi avrebbe ceduto. Come beve Sid? Sarebbe andata diversamente se aveste accettato il mio invito. Ah, non dirlo, dicevamo tutti la stessa cosa. Ma questa è casa nostra, che non vuol dire che non aiuteremo. E a questo io brindo. Cioè, Sid tendenzialmente sembra nobile. Sembra il buono della situazione. Il dragone guidò e con l'eroico coraggio i nemici scacciò. Spiana montagne se la lancia brandisce. Il ciel di cicloni ha un suo sangue. Ascolta, Clive. La vendetta non lo riporterà indietro. Per niente. 13 anni fa, un dominante ha ucciso mio fratello davanti ai miei occhi. E io non ho fatto nulla. Sei sicuro che sia morto? Posso uccidere quel figlio di puttana e dare pace all'anima di Joshua. Dopodiché sarà quel che sarà. Vabbè, Joshua palesemente non è morto. Il fato. Ti accontenti di esserne schiavo? Cioè, Joshua la finisce. La finisce e rinasce dalle sue ceneri. Non può morire così. Sua radiosità vorrebbe farci credere che l'impero è invincibile. Eppure le chiavi di volta dell'impero vacillano sulle spalle di un pugno di codardi e tagliagole. Bahamut potrà anche guidare 100 legioni, ma non è che il giovane principe difende un castello di carte pronto a crollare alla minima brezza. Eccolo. Dimmi una cosa, perché non resisti? In te risiede il potere di uccidere gli dèi. La Fenice stessa è morta tra le tue fiamme. Eppure non combatti, non fuggi. Rifiuti il tuo dono. La Fenice è morta. Forse sei distratto. No! Conosci la mia offerta. Unisciti a me e verrai trattato con il rispetto che meritano quelli come noi. Lord Margris, no! È un ragazzino. Ti lascerò considerare le tue opzioni. Sii gentile con loro. Che cazzo? Oddio. Live. Sveglia, Gav è qui. Strana sta cosa. Kaer Norvent, una delle fortezze periferiche dell'impero, che però a quanto pare non basta a tenere fuori i realisti. I portatori catturati sono lì dentro. Ne sono sicuro.
Ah, e quindi ora qua c'è la parte della demo, forse. Non starà viaggiando con molti uomini. Per questo terrà i prigionieri raggruppati nelle vicinanze. Compreso il dominante. Allora ci basta entrare in quella fortezza e scatenare un po' di caos. Quella del combat system. E che faccio io? Ottima domanda, Gav. Tu resti fuori dal castello e conduci i prigionieri al sicuro. Perdendomi il divertimento, non può farlo lui. Clive non ha il tuo stesso intuito. Finirebbe giù da un burrone prima di trovarli. Su via, Gav. Tu sei il più indicato. Beh, se la metti così, sarà meglio che vada in ava scoperta per evitare brutte sorprese. Vedi di non deluderlo. Non lo farò. Gli ha fatto io l'occhiolino. D'accordo. Andiamo. Bellissimo. Non così in fretta. Aspetteremo domani. Ma lui è lì dentro. Se partissimo adesso, arriveremo esattamente all'alba. Potremmo fare colazione insieme alle guardie. Dai, Clive. Si sono appena stabiliti. Ci resteranno ancora per un po'. Avremo solo un'occasione. Non vuoi sprecarla, vero? No. E quindi ora ci saranno forse delle side quest nel frattempo, vero? Nel cuore della notte. Con il progredire della storia saranno disponibili nuovi oggetti e armi nell'emporio del rifugio. Il pegno di Charon, così come nuove istruzioni di forgiatura al martello nero. Questo voglio presentarti qualcuno. A quest'ora? Gestisce la taverna e non mi spiacerebbe dormire decentemente. Quindi in teoria mi stai dicendo che io devo tornare... Mi stai dicendo che io devo tornare indietro? Allora, vediamo cosa c'è dietro. E che però, vedi, non si sono aggiornati, perché in realtà io ci sono andato poco fa e quindi in teoria l'aggiornamento era di prima, non di ora. Forza. Infatti, vedi, spada lunga. Eh sì, c'è praticamente la stessa. Stammi bene. Non mi okay. Va a perdere un cliente. Ok, come non detto. Quindi possiamo per il momento andare qua. Disastro. Ed qui sono ritornati tutti quanti fuori. Quinta, mio caro amico, passeremo la notte qui con te. Lo avevo immaginato. E lui? Dove l'hai trovato? Chi, lui? Se te lo dico, non mi credi. Sai, Quinten è un mio vecchio amico, uno che simpatizza per la causa. Simpatizza? Quindi lui sa del tuo piccolo rifugio. Non pensavo che in così tanti tenessero alla nostra libertà. Da quel che ne so io, il solo pensiero ti porta dritto in carcere. Conosco molto bene i miei rischi, così come le ricompense. Quale ricompensa migliore di un proprio dominante del fuoco? Un dominante? Qui? Questa mi piacerebbe davvero vederla. Quindi non l'hai visto? No, ma niente passa inosservato ad ala perduta. Prendi il tuo marchio, ad esempio. La gente se ne accorgerà all'istante. E non devo dirti io come possono reagire alle richieste di un portatore. Tu hai il terrore che le tue parole possano rimanere inascoltate.
come d'altronde è sempre accaduto dopo che ti hanno marchiato. Caso vuole che io abbia una soluzione per il tuo dilemma. Farò un favore a Sid. Ti consegno questo. Scoprirai che possiede lo strano potere di sciogliere tutte le lingue. Cos'è, grappa? L'impiccato da qui in sigillo. Che la madre possa guidarti. Saremo anche in terra imperiale, ma qui è dalla perduta. La sua parola ha detta legge. Ma come è? Tranquillo, non devi preoccuparti. Fidati. Ad Ala Perduta tutti conoscono quel sigillo. E che cosa significa ignorarlo? Ora possiamo restare qui a crogiolarci, oppure usarlo per trovare quel dominante. Decidi tu. Vediamo se questo funziona davvero. Interessante. Raccogli le informazioni della gente del villaggio. Questo cos'è? L'emporio? La bottega? Notte. Hai oggetti nuovi tu? Molto, ma da un'occhiata. Spada lunga anche tu. Ah, vedi, tu vendi anche materiali. Bobina per Orchestron. Oddio, 40.000 costa. Porca troia. A presto. Puttana miseria. Ah, questa era la ragazzina di prima. Sei l'uomo gentile che ha salvato mamma. Grazie mille. Ah, visto. Allora, devo dire che in realtà per quanto riguarda la storia è molto prolisso. Cioè, nel senso, c'è molto parlato, molta discussione, molta trama. E oddio, e non so se effettivamente questa cosa possa piacere a tutti. Perché se uno cerca il classico gioco action dove arrivi, combatti, eccetera, eccetera, probabilmente ne resta un po' deluso, perché ci sono tante parti, tante piccole parti di intermezzo, con dialoghi, scelte, cioè bisogna perderci un po' di tempo, ecco. O perché è l'inizio e quindi ancora, diciamo, sta ingranando, e quindi tutta la parte iniziale potrebbe essere un po' più lenta rispetto magari a una parte avanzata dove sei più libero e hai possibilità di agire un po' di più. Credo che sia quello, però. Mastro Quinten ti ha preso in simpatia. Io che pensavo che fossi in combutta con Sid. Mi chiedo che cosa ne penserà Gab. Beh, se ti piace allora vai tranquillo. Se lo vedi, ringrazialo per noi, per il suo aiuto. Ora, che cosa posso fare per te? Sto cercando un dominante del fuoco. Gav dice che può essersi... Combat System è molto divertente. Qui noi vediamo parecchi portatori. Ma ne ricordo uno che controllava le fiamme. Se questo faccia di lui un dominante, non saprei dirlo. Ma i Walodiani erano molto interessati a quel poveraccio. Allora, non ne ho avuto modo. Probabilmente all'inizio sì. Forse sì. Grazie. Probabilmente all'inizio sì, risulterà essere un po' ripetitivo il combat system. Però man mano che si va avanti e si sbloccheranno nuove abilità, nuovi icon, e la possibilità comunque di alternare il proprio stile di combattimento, credo che il gioco prenderà tutta un'altra piega. Per il momento, che io ho soltanto la Fenice come benedizione, è abbastanza ripetitivo, ma credo che sia comunque molto legato anche al, appunto, agli icon che ancora possiedo, che sono pochi. Credo che nel momento in cui inizierò anche io a prendere le altre abilità, ci sarà da divertirsi. È un impiccato quello. Mastro Quinten vi ritiene importanti. Oggi avete fatto bene a eliminare quei bastardi. Se non foste arrivati, ora sarei in viaggio per Cineria. Insieme agli altri.
Poveracci. Questi altri. C'era un dominante tra loro, un dominante del fuoco. Potrebbe essere, sì. I realisti pensavano che ci fosse. Un tizio magro, avvolto nelle sue vesti come uno dei sacerdoti della Summa Grigor. Ricordi qualcos'altro di lui? Giusto che non era solo. Una ragazza lo seguiva dappertutto, compreso in chiesa. E ovunque li abbiano trascinati prima che arrivaste voi. Chiaro. Grazie. Quindi erano, vedi, erano in due. Sid avrà trovato qualcosa. Erano in due. Dimmi che quel tuo sguardo porta buone notizie. Allora, un tizio strano con il cappuccio e una ragazza altrettanto sospetta. Esatto. Sì, non è molto. Però... Però? Stavo pensando, se il nostro amico è un dominante, perché non ha incenerito tutti i realisti? Si sta trattenendo per un motivo. E credo che abbia a che fare con la sua compagna. Cosa te lo fa pensare? Uno degli abitanti ha detto che i due erano separati. Se l'avessero presa, il nostro dominante ci penserebbe due volte prima di reagire. Chiunque sia, ha dimostrato di avere autocontrollo. È attento, astuto e non vuole essere scoperto. Potrebbe essere un problema per noi e per i realisti. In più, se li inseguiremo con gli occhi assonnati e le pance vuote, sarà molto peggio. Alla locanda dovrebbero esserci un paio di giacigli. Che ne pensi? Non è stupido Sid. Non è affatto stupido Sid. Che dice lui giustamente poteva incenerire tutti se fosse stato effettivamente il dominante del fuoco. Dice perché non l'ha fatto? Ora, dove sono i letti? Letti? Se ben ricordo, hai soltanto parlato di passare la notte. Per cui il pavimento sarà sufficiente. È sempre meglio di una roccia umida. Grazie, Quinten. Quando tornerai al rifugio, il pavimento sarà tutto tuo. Non ringraziarmi, Sid. Non lo sto facendo per beneficenza. Ma non mi dire. In cambio del pavimento, richiederò i vostri preziosi servigi. I realisti hanno eretto una barricata lungo la strada a sud quando sono venuti a occupare il villaggio. E non l'hanno rimossa dopo la partenza. Mi aspetto che la facciate sparire. Come desideri. Beh, c'è voluto più del previsto. Non avevi mai smontato una barricata? Col tempo si migliora, tranquillo. Anche no. Se partiamo adesso arriveremo al Cairn nel cuore della notte. Oppure vuoi aspettare? Basta aspettare. Ah, pensavo strada mi... Sud. A meno che... Ci sia una scorciatoia. Pensavo mi desse l'opportunità di tipo... Ecco, vedi, dominante del fuoco. Una fortezza imperiale situata lungo i confini meridionali dei territori di Sunbreak, lontano dalla capitale di Oriflam. Occupa una posizione chiave accanto alla fascia cristallina e pertanto gode di fortificazioni formidabili. All'interno delle sue mura si trovano gli alloggi, una chiesa, una prigione e scorte sufficienti a sostenere gli occupanti in un lungo assedio. Un insediamento situato nella parte centrale di Sunbreak, ai confini nord-orientale di Gran Bosco, inizialmente aveva raggiunto la prosperità come punto di sosta per i mercanti itineranti, ma poi è caduto in disgrazia quando altrove sono state costruite strade migliori, finendo per essere cancellata dalle mappe. Oggigiorno il suo anonimato contribuisce a celare il suo crescente stato di rifugio per i portatori, che lavorano nei vigneti circostanti per conto di Quinten.
Aldermanno e collaboratore di Sid, mentre le botti di Goltant Rog invecchiate nelle cantine di Ala Perduta forniscono al villaggio i fondi necessari. Fondatore e capo del rifugio, nel quale lui e i suoi compagni operano per liberare portatori e dominanti dalla schiavitù. Una vita che Sid conobbe fin troppo bene, avendo sulle sue spalle il fardello di essere il dominante di Ramu, guardiano del tuono. Non combatte più per una sola nazione, ma per tutti gli abitanti di Valistea. E Sid sulla carta sembra essere il paladino della giustizia che tutti quanti vorremmo al nostro fianco. Però nasconde qualcosa sotto? Oppure posso effettivamente fidarmi e combattere al fianco di Sid? Torna da me, mio caro. Non posso stare un'altra notte senza di te. Signora, tutto a posto? Sì. La strada taglia per il passo di Lobert e arriva fino a Kaer Norvent. Non vorrai andare da quella parte, vero? Sì, invece. Se voglio. I realisti vogliono conquistare il Kaer, avranno piazzato delle sentinelle per evitare brutte sorprese. Io farei così. Beh, se lo dici tu. Ecco, vedi che bella questa cosa, che tipo esco da un villaggio e c'ho la parte a piedi dove raggiungo l'altra zona di mappa e non il viaggio rapido. Questo secondo me sarebbe stato molto più figo. Ecco, c'è qualcuno. Strada sbagliata! Il villaggio è alle tue spalle! È finita! Cosa mirano i realisti? Perché conquistare una fortezza che non possono difendere? Non intendono affatto occuparla. Il re ha in mente qualcosa. Il re? Non crederai che sia un capriccio? Il re di Walud. Questa è una delle incredibili gesta di sua maestà. E ha mandato i suoi uomini migliori. Quello che abbiamo visto all'inizio della demo. Insieme al tizio coi capelli bianchi. Cazzo c'è qua? Oddio, mi sembrava una capanna questa. Mi sembrava una capanna quella roba. Allora lì ci sono altri soldati. E ora li andiamo a fare fuori. Sta giù. Dirò alla vostra signora che ci avete provato. Sta giù. Oddio, là c'è qualcosa? Bel forzieruccio OP. Vabbè, le armature non vogliono dire nulla in questo caso, perché tanto Clive ha l'armatura dell'impero, ma non è più sotto la guida dell'impero. Sid, ovviamente, dopo tutti gli anni in cui ormai ha abbandonato la sua strada, anche se non pullula di realisti, è normale che abbia cambiato vestiti. Invece la cosa più interessante da in questo caso sottolineare è il fatto che Sid, essendo appunto il dominante di Ramu, non ha il marchio sulla faccia.
perché appunto essendo dominante quindi lui si è risvegliato come dominante, però si è risvegliato in età adulta, come ha detto lui stesso. Si è risvegliato in età adulta, come Jill, che praticamente è diventata Shiva, però in età adulta. Cioè, Jill era una ragazza normale ed è diventata Shiva, cioè si è risvegliata come Shiva praticamente. Dopo 13 anni. Quindi tu puoi risvegliarti dominante anche in tarda età, non per forza subito come Joshua, che si è risvegliato fenice. Per quanto adori sfondare le porte principali, questa impresa richiederà un filo di tatto in più. Una vecchia chiesa, sì, finisce. Jill è quella ponte, con i capelli grigi. Porterà ai livelli inferiori della fortezza. Sid, le mie ragioni sono chiare. Ma tu perché sei qui? Perché rischi la vita per un pugno di reietti? Se qualcuno scopre cosa stai facendo con le sue proprietà, vorrà la mia testa. Ma riguarda tutti noi, non soltanto dominanti e portatori. Quello che voglio è creare un luogo in cui non importa che cosa sei, ma chi sei. Il nostro mondo però non è pronto per questo. Molto attuale come tema però questo, comunque, eh? Camuffato. Fino ad allora userò il mio potere per mostrare che esiste una speranza. Cioè devi far valere chi sei, non cosa sei, no? Tipo razzismo, tutti questi argomenti che sono comunque molto attuali al giorno d'oggi. E non solo riguardante il razzismo dal punto di vista anche della pelle, ma proprio tutto, anche religione, orientamento sessuale, identità sessuale, eccetera, eccetera. Benedicta. La migliore e peggiore decisione che io abbia preso. Non sottovalutarla, Clive. Dubito sopravviveresti a uno scontro con il suo Aegon. Garuda, la guardiana del vento. E questa è la parte della demo dove noi effettivamente affrontiamo Garuda. Quindi quindi la cosa qui si fa interessante. Un tempo usata come fortezza, questa posizione strategica lungo la neutrale fascia cristallina è stata trasformata dall'impero in un luogo d'addestramento per le reclute dell'esercito imperiale. Orientali appartengono agli orchi. Ah. Dirò ai miei uomini di partire a mezzogiorno. Lascia stare. Ma e le miniere? Senza adamantite. La piaga avrebbe ingoiato le miniere ere fa. Inoltre, tu hai già i tuoi ordini. Sì, mio signore. Se la fa con re di Walud? Ogni giorno che passa, l'oscurità inghiotte parte del regno. Già, Benedicta. Le terre dell'etere che dona loro la vita. Si dà da fare. I margini muoiono e la gente si affolla intorno ai cristalli madre in cerca di una benedizione. La guerra per conquistarci tale benedizione ci annienta dall'interno, accelerando la nostra distruzione. Quindi fai ciò che va fatto. Io unisco i dominanti affinché pongano fine ai conflitti e fondino un nuovo ordine per garantirci un futuro migliore. Il
mondo deve essere ristabilito. Ed è quello che farò. L'avresti già fatto se Sidolfus non ci avesse tradito. Ancora lui. Rimpiangi forse il suo abbraccio? Ma certo che no, mio signore. Io servo te e solo te. Ricordo la prima volta che sei entrata in queste sale. La tua pallida mano stretta nella sua, come a non volerla lasciare. Quello è stato molto tempo fa. Ah, quindi Sid e Benedicta stavano assieme. Voglio soltanto questa mano. Ora e per sempre. Presto, mia cara. Presto tutti sapranno qual è la mano che impedisce loro di cadere nell'oscurità. Stringimi, mio signore. Non lasciarmi mai. Tac. Una sentinella non ha fatto rapporto, mio signore. Attendo ordini. Richiama gli uomini nella fortezza, Geralf. Dunque, è qui. Di loro di attirare Sid e il suo cucciolo nella cappella. Sarò lì ad accoglierli. Sei tornato da me dopo tutto. Beh, oddio. Tornato da te? No. Che poi, oddio. Ni. Via libera. Eh sì, questa è la parte della demo del combat system. Vabbè, non era tanto lontana allora dall'inizio del gioco, effettivamente. Dai. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Controvento. Vedi, anche lui fa la... Il trucchetto. Ricordati di insegnarmelo. Sì, questa è la stessa parte. Questa è la stessa parte della demo. Però qui adesso sono io, ovviamente, senza tutti gli altri Aikon, eccetera, eccetera. Allora. Controvento. In cerca del dominante imprigionato e dei portatori di Ala Perduta, Clive e Sid devono infiltrarsi in una fortezza sambrecchiana. Nei paraggi che brulica di soldati di Waloed, fortunatamente per loro, Clive conosce un'entrata segreta. Ma Clive... Ah beh sì, perché effettivamente Clive faceva parte dell'impero, quindi... ma anche Sid però faceva parte... Quindi perché Sid non la conosceva e Clive sì? Ah, perché lui possibilmente qui ci ha fatto l'addestramento da recluta. Perché qui ci addestravano le reclute. Ecco perché Clive conosce questa zona. Andiamo ai sotterranei. Forse i portatori sono lì. Bel piano. Basta restare da questo lato delle sbarre. Lui giustamente avrà fatto l'addestramento qua. Qui dentro. Ma sono tutte vuote. Sono tutte vuote. Quindi... Vorresti arrenderti? Sid, il cancello. Ti serve aiuto? Sì. Tu che cosa dici? E il grosso del lavoro lo faccio io. Beh, Sid, tu sei il dominante di Ramu. Sei più forte, no? Pure con comodo, Clive. Che sono belle anche queste sequenze, che sembrano stupide, però intanto sono fatte molto pulite. Hai sentito? Sì, purtroppo ho sentito. L'assassino traditore di Sid. Buone notizie, ragazzi. E adesso? Dove ce ne andiamo?
a zonzo. Che ora qui, se non sbaglio, dovevamo uscire tipo dalla finestra, se non mi ricordo male. Perché qui era tipo... Anzi, no, potevamo uscire anche da qua. Però qui c'erano i soldati e diceva no, meglio di no, di qua. Esatto. Questa conduce ad altri realisti. Meglio trovarne un'altra. Esatto. Scegli tu. Sì, e ora qui c'era la finestra dove potevamo uscire. Dalla finestra. Ah, che esibizionista. Beh, abbiamo trovato la guarnigione. Dove i realisti l'avevano lasciata. Ecco, qui c'erano oggetti che si potevano raccogliere. Sono ovunque. Là, il traditore! È finita. Sta giù. Non montarti la testa. Sid, dal modo di interagire, sembra quasi Barrett del 7 remake. È molto 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 simile a Barrett del 7 remake. Mi dispiace, troppo lento. Questa è l'arte ninja del fuoco. Katon! Le mezze misure non fanno per te, Benedetto. Questi poveracci non se lo aspettavano. Favore del fuoco. Sì, che questo mi aumenta... Madonna, gli oggetti sono identici. Cioè, gli stessi oggetti... Gli stessi oggetti della demo, praticamente. Inseguiamoli. Dovrei andare però prima dall'altro lato, perché dall'altro lato c'era la torre di guardia dove c'erano gli altri nemici, e se non sbaglio c'era un forziere. Almeno se hanno lasciato tutto identico, se hanno lasciato tutto identico, vediamo se è così. Allora, da questo... è che però da qua ci posso risalire, sì, ok. Vedi? Là ci sono gli oggetti, perché là si sale dall'altro lato. Tanto la mappa qui manco c'è. Ah no, qua non c'è il forziere. Ma non vorrei che forse l'hanno tolto e l'hanno messo là sopra e me lo sto confondendo io. Comunque sì, vabbè, quello del ciclone scarlatto come oggetto c'era. E c'era anche l'altro, quello... quello dell'uppercut. Però vediamo se l'hanno messo magari più avanti. Sì, perché vedi, qua c'era questo.
Eh sì, forse l'hanno messo più avanti. Vediamo. Nemici in guardia. Ecco, sì, qua c'era il tutorial dei nemici in guardia. Infliggerai a giralo e colpiscilo alle spalle. Oppure si usa la lama ardente o il colpo caricato. Oppure le fiamme scendenti per spezzare la guardia. Sembra che ci stessero aspettando. Non mi dire. Inchiappelate proprio. Questo è ottimo come attacco. Bello, P. Voglio titano per i perri, cazzo. Io voglio titano per fare i perri. Minchia, là ci divertiamo appena prendo i perri. Ci divertiamo. Gioco tutto di perri, che mi sono allenato nella demo proprio per fare i perri. Ah, non ho sbagliato. Ops. E ora qua. Insomma, Grigor avrà dei progetti per noi. Sì, Benedicta che mi lancia le sue sorelle. Almeno se è la stessa porzione. Se è la stessa porzione del gioco, qui ora Benedicta mi lancia le due sorelle. C'è la scena con Sid che si incazza come una bestia. Quindi in teoria dovrei prendere i poteri di Garuda qua, eh? Interessante sta cosa. Minchia, chiudiamo la serata con i poteri di Garuda, è figo. Che diavolo è successo qui? Eccola. Non è un po' tardi per pregare? Per caso ti sembro così disperata da inginocchiarmi dinanzi a un falso dio? Stavo aspettando te. Non da troppo, spero. Tutto questo per una chiacchierata. Beh, allora parliamo. Dove sono i prigionieri di Ala Perduta? Intendi dov'è il dominante? Walud richiederà i suoi servigi a tempo indefinito. Riunisciti a me, Sidolphus. Mi servi. Pensa che cosa potremmo creare insieme. Al mondo che potremmo plasmare. Tu hai bisogno di me. Il tuo re ha bisogno di me. Anch'io voglio plasmare un nuovo mondo. Ma non il suo. I sogni di quel bastardo sono corrotti e le sue promesse sono false. E non intendo aiutarlo. Re Barnabas ti ha salvato e tu parli in questo modo di lui. Non hai un briciolo di lealtà. Cosa? Verso chi vorrebbe usarmi come usa te? Non sai niente di me, Sidolphus. È vero. Ormai non so più chi sei o che cosa vuoi. So solo che spesso dicevi che eri stanca di scappare. Che volevi solo essere libera. Libera da tutto. All'epoca non mentivi. Cos'è cambiato? Cosa ti ha spinta a sacrificare chi eri per ottenere ciò che volevi? Sacrificare?
Io uso i miei talenti a mio vantaggio. Vorresti dirmi che è un disonore? Se non c'è disonore, allora perché provi dispiacere per te stessa? Bel discorsetto, Lord Comandante. Sono stata stupida a pensare che potessi cambiare. L'unica persona per cui provo dispiacere sei tu! Non posso più continuare. Se intendi frapporti tra il nostro signore e il suo sogno, non mi lasci altra scelta. Addio, Sidolfus. E poi dicono che il doppiaggio italiano era brutto, era scarso. Boh. Stai indietro, Clive. Boh, a volte la gente parla soltanto per parlare. Finiteli. Esatto, e qui ora ci sono le due sorelle. Bene. E non sono 3 contro 1. Avevo schivato, perché non me l'ha data la schivata? Usa R1 nel momento in cui il nemico ti attacca per parare il colpo, rallentando momentaneamente il tempo, lasciando l'avversario esposto a un contraccolpo. R1? What? Si può fare anche con R1? Usato per la creazione, ok.
Sid, tutto a posto? Ti sembra a posto? Benedicta cercherà di recuperare il dominante, se non l'ha già fatto. Non puoi lasciarli scappare. Ricorda, lei ha le ali, tu no. Tu che farai? Mi lasci riprendere fiato? Scusa. Il problema è che Sid, anche quando usa il dominante, sputa sangue. Cioè, è come se fosse quasi intossicato dal dominante. Cioè, una forza talmente grande che lui non riesce a contenere e che quindi lo sta distruggendo dall'interno. Solo che però gli altri Aikon non fanno questo problema. Anche Joshua aveva questo problema. Joshua era malato. Però non si sa se Joshua effettivamente fosse malato per collegamento diretto con il dominio dell'Aikon. Perché appunto Joshua aveva quella tosse, stava male, era malato anche lui. Benedicta, per esempio, sembra essere a posto. E anche Kupka, Titano, sembra stare bene e non avere nessun tipo di, diciamo, di rigetto. Sembra quasi un rigetto. Sembra quasi un rigetto. Che tipo loro siano stati, non lo so, risvegliati come dominante solo così, a caso, senza una effettiva compatibilità. Da qualche parte. Mentre invece quelli che sono compatibili... Ecco, ondata incandescente. Allora, questo lo leviamo. Ecco, aumenta i danni di ondata incandescente. Ondata incandescente... No, queste fiamme ascendenti. E questo ciclone scarlatto... Ah, ondata incandescente. Vabbè, questo in realtà lo potrei utilizzare con Garuda, perché lei utilizza di iperproiettili, quindi... Quindi in realtà sì, mettiamolo per ora. Così glieli possiamo parriare. Me la ricordo abbastanza bene il combattimento di Garuda della demo. Hanno chiamato la ritirata. Alcuni nemici lanceranno guari per curare i propri alleati. Sconfiggi subito gli incantatori. Sì, ok. Sì, sì, cura che qua. Cura che qua avete bisogno di curare. Comunque, una volta che impari i tasti per coordinare gli attacchi, diventa molto più figo il combattimento. Io all'inizio non sapevo. Non sapevo neanche come muovermi. Dobbiamo ritirarci prima del tramonto. È finita. Invece una volta che inizi a coordinarti bene con gli attacchi diventa fighissimo. Allora, qui intanto c'era l'altro oggetto. Sposto di Torgal. Eppure è da un po' che non petto Torgal, vieni qua. Ah, non me lo fa pettare. Giustamente non è il momento adatto, mi sa. Giustamente. Facciamo in fretta. Ok, morto. Qui cosa c'era? Ok. Oh oh. Ma dovrebbe essere morto!
Sì, ma qua... E selezionalo, madonna, cioè li ha selezionati tutti tranne quello che mi interessa. Via, tranquillo, è lì che ci aspetta con quello smalto giallo molto inquietante. Sarà facile stavolta. No. Aia. Troppo lento. No, m'ha preso? Ma che cazzo? È fatto, Torga. Stavolta no. Pensavo mi potesse colpire da là. Ok, 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 ok. Vai, andiamo dalla cucciolotta. Integrato. Ok, ci sono corvazzi. Ci siamo, ci siamo. Finalmente. Finalmente, vero Clive? Eccoci. Confesso, mi aspettavo qualcosa di più dal vecchio. E un po' meno da te. Questa è la seconda volta che sconfiggi le mie sorelle. Gli uomini abili come te sono rari. Perché ti sei alleato con gente di quel livello? Se è un focolare ciò che cerchi, troverai calore più che in abbondanza sotto le mie ali. Tu sai bene cosa voglio. Consegnami il dominante e ti lascerò in pace. Osi forse avanzare pretese con me? Sta al tuo posto, agnellino. Sciocco è il pastore che ascolta ogni singolo belato del gregge. E io non ho più intenzione di sopportare i tuoi. Devo forse spiegartelo meglio, marchiato. Nessuno che ascolti. Proprio nessuno! Vieni, agnellino. Vieni qui al macello. Tac. Parriato. Stavolta no.
Dov'è? Non te lo ripeterò. La pagherai. Sentite la host, mamma mia. Schiva questo. Cane di merda. Targal. Urla quanto vuoi. Ora nessuno può più salvarti. Ah, vedete, qua non c'ho i perri, porca miseria. E qua la parliavo con Titano nella demo. Stavolta no. Aia. Come ti permetti? Thank you.
Benedicta Step on Me? Anche Benedicta ci saluta. E ora possiamo vedere cosa è successo dopo, perché nella demo quasi interrompe poi il filmato. Tu sei solo un marchiato. Io come hai fatto? Perché sei ancora vivo? Perché? La risposta è semplice, Benedicta. Lui combatte per qualcosa in cui crede. Taci! Perché non sei morto? Siamo stati al tuo gioco. Ora dimmi, lui dov'è? Chi? Che cosa stai? Ecco, è questa la cosa che bisogna capire. Come fa lui a prendere il potere degli altri Aegon? Ecco.